San Giuseppe, modello dei lavoratori, prega per noi. Un'invocazione questa tratta dalle litanie di San Giuseppe che ben ci introduce nella quarta conversazione del ciclo Giuseppe di Nazareth, la vita, le virtù, la gloria, il cui tema sarà Giuseppe il giovane carpentiere. Come è già stato per le tre precedenti conversazioni, favorirà la nostra riflessione l'antico testo Vita di San Giuseppe, scritto nel XVIII secolo dalla mistica benedettina Madre Maria Cecilia Bai. Da esso, infatti, e più precisamente dall'undicesimo e dal dodicesimo capitolo del libro primo, attingeremo i brani più significativi. Dopo aver riflettuto sulla nascita, l'infanzia e l'adolescenza di Giuseppe di Nazareth, sui doni di grazia che adornavano la sua anima e le virtù che egli esercitò già fin da allora in sommo grado, la serva di Dio Madre Maria Cecilia Bai si sofferma ora a descrivere gli anni della giovinezza del nostro santo. Il diciottesimo anno di età coincide purtroppo con la morte prima della madre e poi del padre di San Giuseppe, da lui assistiti fino all'ultimo istante con amore infinito. E Giuseppe resta dunque solo e per ispirazione divina lascia Nazareth alla volta di Gerusalemme, portando con sé solo un fardello di pochi panni, scrive la mistica. Giunto a Gerusalemme, subito si reca al Tempio ad adorare Dio, a ringraziarlo del suo aiuto durante il viaggio e infine a pregarlo di manifestargli la sua volontà. Il giorno seguente il giovane Giuseppe incontra poi una persona timorata, scrive la Bai, un uomo cioè di buoni costumi, il quale si impegna ad insegnare a Giuseppe il suo mestiere di falegname, ad accoglierlo nella sua bottega dandogli un salario in cambio del suo lavoro. Scrive a tale proposito la serva di Dio: si pose il nostro Giuseppe ad imparare l'arte che gli riuscì molto facile. E ancora, l'amore con cui adempiva la divina volontà gli faceva parer tutto facile e gustoso. È questo, aggiungiamo noi, il segreto dei santi: comprendere nella preghiera la volontà di Dio sulla propria vita e poi realizzarla prontamente, senza lamentele, senza indugi. Ciò reca grande pace nel cuore e una gioia profonda, la gioia di realizzare quel progetto che Dio ha su ogni creatura dall'eternità. Aggiunge ancora la serva di Dio Madre Maria Cecilia Bai nel suo libro Vita di San Giuseppe: quantunque stesse applicato ad imparare l'arte, non tralasciò però mai i suoi esercizi di orazione e recitazione dei salmi. Dunque preghiera e lavoro fu questa la vita terrena di Giuseppe di Nazareth fin dagli anni della sua giovinezza. Lavoro dunque mai fine a se stesso, ma sostenuto, nobilitato dalla preghiera. Per un paio d'anni Giuseppe è dunque un giovane garzone di bottega, e ciò fino alla morte del suo datore di lavoro, quando, narra la Bai nel dodicesimo capitolo del libro primo, Giuseppe, che ormai ha bene appreso l'arte del falegname, così la chiama la mistica, prende in affitto una piccola bottega nei pressi del Tempio di Gerusalemme. In questa piccola stanza, leggiamo in questo libro appunto, lavorava, dormiva e prendeva il suo parco cibo, scrive sempre appunto la mistica Madre Maria Cecilia Bai. Di qui non usciva mai se non per andare al Tempio e a far quel tanto che gli era necessario per vivere.
Ecco, quindi una vita davvero ritirata, una vita semplice, umile, nascosta, del tutto simile a quella che anni dopo egli condurrà a Nazareth con Maria, sua purissima sposa, e con Gesù, il Dio bambino. La mistica benedettina si sofferma inoltre a descrivere nei particolari il cibo di Giuseppe, non per curiosità, certo, ma col fine di sottolineare la vita penitente, possiamo proprio definirla così, la vita penitente del santo. Scrive: per il più il suo cibo era il pane e frutti, beveva poco vino e quello molto temperato con acqua. La sua minestra più squisita era di legumi e questi molto di rado. Ecco, un cibo davvero semplice, tanto lontano dalle golosità e raffinatezze cui la nostra generazione è avvezza. E ciò che veramente colpisce a questo punto della narrazione è il seguente insegnamento. Condusse qui il santo una vita molto stentata e penitente, e tutto soffriva con grande allegrezza e consolazione del suo spirito. Queste le parole che appunto leggiamo in questo libro. Quindi Giuseppe era felice, sì, felice in mezzo a tanta povertà, semplicità e nascondimento. Felice poiché possedeva l'unico vero sommo bene, Dio. Grande insegnamento per una buona parte della nostra generazione che si affanna a possedere tutto, ogni lusso, ogni comodità, ma che non ha Dio nel cuore e per questo è sempre più insoddisfatta, sempre più inquieta, sempre più infelice. Solo in Dio, infatti, vi è la vera gioia. Solo in Dio. E la mistica Madre Maria Cecilia Bai conclude poi questo tema del lavoro di San Giuseppe con altri insegnamenti che vale la pena di leggere e meditare brevemente insieme. Scrive così: andava gente ad ordinargli i lavori. Il santo prendeva quello che gli davano e quando riceveva la paga delle sue fatiche, la pigliava ringraziando affettuosamente chi gliela dava. Ecco, allora la paga delle sue fatiche, ecco, perché il suo era davvero un lavoro faticoso. Non è fantasia, infatti, immaginarlo nella campagna, alla ricerca del legno adatto, e poi nella sua piccola bottega intento a levigarlo, a piallarlo e poi a costruirvi con grande precisione e cura tavoli, panche, travi, porte, ma anche aratri, giochi, madie. Un lavoro non solo, per così dire, delle braccia, ma anche della mente, che richiedeva precisione, attenzione, dedizione, creatività e anche grande competenza. Un lavoro che gli svolse confidando unicamente nell'aiuto di Dio, tanto che la Bai conclude: lo provvedevi Dio col mandargli spesso da lavorare senza che egli lo andasse cercando. Giuseppe confidava tanto nel suo Dio che se ne stava aspettando la divina provvidenza, la quale non gli mancò mai. Ecco, non gli mancò mai. Quindi confidenza assoluta, totale fiducia nella provvidenza di Dio, quella provvidenza di cui Gesù stesso parlerà anni dopo nel corso della sua vita pubblica, quando affermerà: non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche del vostro corpo, di quello che indosserete. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?
E questo è Matteo, il capitolo sesto. Parole che Cristo aveva certo vissuto concretamente nel corso della sua vita, e particolarmente nei lunghi anni a Nazareth, ma anche nella fuga in Egitto, ad imitazione del suo padre virginale Giuseppe, padre da cui apprese anche lo stesso mestiere di carpentiere, non dimentichiamolo mai. Davvero non basterà l'eternità per meditare anche su questo grande mistero, cioè sul mistero dell'uomo Dio, di Gesù di Nazareth, che ad imitazione a fianco di suo padre Giuseppe, padre virginale, trascorse innumerevoli ore della sua vita terrena svolgendo il lavoro di carpentiere. Colui che ha creato l'universo, dice la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, ha lavorato con mani d'uomo. Ecco, fermiamoci qui nella lettura di questo testo, Vita di San Giuseppe, e quasi al termine di questa quarta trasmissione, come di consueto, raccogliamoci per qualche istante in preghiera. E la preghiera che leggeremo a breve, completa molto bene, arricchisce questa nostra riflessione ed è stata composta dal Sommo Pontefice San Pio X. Allora preghiamo insieme. Glorioso San Giuseppe, modello di tutti i lavoratori, ottenetemi la grazia di lavorare con spirito di penitenza per l'espiazione dei miei numerosi peccati, di lavorare con coscienza, mettendo il culto del dovere al di sopra delle mie inclinazioni, di lavorare con riconoscenza e gioia, considerando come un onore di impiegare e far fruttare mediante il lavoro i doni ricevuti da Dio, di lavorare con ordine, pace, moderazione e pazienza, senza mai retrocedere davanti alla stanchezza e alle difficoltà, di lavorare specialmente con purezza di intenzione e distacco da me stesso, avendo sempre davanti agli occhi la morte e il conto che dovrà rendere del tempo perso, dei talenti inutilizzati, del bene omesso, del vano compiacimento nel successo così funesto all'opera di Dio. Tutto per Gesù, tutto per Maria, tutto a vostra imitazione, o patriarca Giuseppe. Questo sarà il mio motto per tutta la vita e al momento della morte. Così sia. Davvero un mirabile testo. E concludiamo ora, come di consueto, con un insegnamento, questa volta di San Leonardo Murialdo, che riecheggia il tema di questa trasmissione ed è anche al tempo stesso un piccolo esame di coscienza per ciascuno di noi. Dice così: San Giuseppe fu l'artigiano più santo dopo l'artigiano Dio, Gesù Cristo. Lavorò molto, lavorò bene, secondo coscienza, leale, con purità di intenzione, sempre con Gesù in unione interna con Lui. Ecco, la nostra quarta trasmissione si conclude qui. Un caro saluto a tutti in Gesù, Maria e Giuseppe.